Un governo che ne ha combinate davvero tantissime. Un governo che continua a sopravvivere soltanto grazie a quella parte di popolazione inerme, quindi parliamo di una parte molto grossa di pensionati, una parte molto grossa di casalinghe, una parte molto grande anche di giovani che vivono ormai da 4 anni e mezzo con il reddito di cittadinanza, e parliamo anche di una parte di popolazione, di ideologia di sinistra, che continua ad appoggiarli nonostante di sinistra questo governo abbia soltanto le rimembranze delle peggiori dittature. E allora sembra assurdo il fatto che abbiano levato il posto di lavoro a moltissimi professionisti, abbiano levato il posto di lavoro a moltissime persone che erano nella sanità, addirittura sostituendoli a breve con medici ucraini non benedetti, i quali non sappiamo quale titolo di studio abbiano, i quali nella migliore delle ipotesi parlano la lingua italiana a malapena, nella migliore delle ipotesi. Immaginatevi quando debbano andare a leggere degli screening importanti o delle ricette o debbano capire le patologie di un paziente o debbano semplicemente parlare con quel paziente che magari sta male. Immaginatevi una persona di lingua ucraina che debba comprendere i dolori, i problemi di una persona, magari di una certa età, sola in ospedale. Rendetevi conto di quello che sono riusciti a fare in questo governo. In più abbiamo anche delle persone delle forze dell'ordine, perché anche nelle forze dell'ordine una parte, e non dico neanche una parte minima, una parte abbastanza consistente di persone non li appoggia per nulla. Abbiamo persone degli ordini professionali cacciate via dal proprio mestiere e così via. Quindi la domanda che più sorge spontanea quando si vedono questi fatti, questi avvenimenti, è: ma com'è possibile che tutte queste persone non si siano messe assieme, tutti coloro che hanno perso il posto di lavoro, coloro cacciati via dagli ordini professionali, medici, infermieri, forze dell'ordine, militari? La domanda che più ci siamo fatti è: com'è possibile che queste persone non si siano aggregate e con irruenza, con forza, siano andate sotto alle sale del potere e stanziatisi lì, o comunque sia lì sotto, perché non abbiano fatto le giuste dimostrazioni di insofferenza, di rabbia, di insopportazione che avrebbero dovuto fare se fossimo un popolo con un minimo di orgoglio proprio e non soltanto quella paura atavica dell'italiano medio di perdere i pomodori del suo orticello.
Se fossimo un popolo in gamba, come ad esempio quello francese, leggevo oggi una notizia importante del popolo francese, che i motociclisti, pensate voi, la categoria dei motociclisti, si è messa di punta per far sì che le revisioni alle moto avvenissero ogni 5 anni. Cosa che tra l'altro avviene già anche per le macchine, e addirittura le macchine che sono state immatricolate, se non sbaglio, fino agli anni 60, non debbono più fare revisione. Quindi anche per le piccole cose all'estero si combatte, ci si organizza, si fa resistenza e, volenti o nolenti, qualcosa la si ottiene sempre. Cosa che qui è veramente quasi fantascienza. Pensare che gli italiani si mettano assieme e combattano per un bene comune, fantascienza totale. Per fortuna però ogni tanto si vede anche cose piccole, piccole manifestazioni di insofferenza, ma anche queste ogni tanto si vedono. Questo è come hanno accolto il presidente dittatore Dragovic a Napoli, video controllato, perché non dimenticatevi, stanno girando una marea di video falsi, addirittura di stupri, addirittura di cose fatte in quel paese che sappiamo tutti, ma sono tutte cose false, perché poi dopo vengono smascherati, vengono come i telegiornali che hanno lo sfondo dietro che si cambia a telecomando. Lasciamo perdere, guardate, stiamo veramente navigando nella... però questo video è vero, ve lo faccio vedere. No, scusate, si è... Notare che tra l'altro questa persona probabilmente gli è arrivato all'orecchio il modo di chiamarlo del sottoscritto, l'ha chiamato Dragovic proprio. È difficile pensare che proprio una simile dimostrazione di affetto sia arrivata dalla zona italiana che più gode dei sussidi, reddito di cittadinanza e tutte queste cose qui che fanno sì che questo governo non cada. Naturalmente tutto quello che hanno detto contro Dragovic era probabilmente per la questione di quel paese che sappiamo che sta andando in guerra, che è in guerra. Però naturalmente è un piccolo esempio di come andrebbero accolti, come sarebbero già stati dovuti essere accolti questi personaggi che hanno messo in atto una cosa orrenda, ovvero quella di affamare le persone, di non farle lavorare proprio nel paese che ha come articolo primo della Costituzione che la Repubblica è fondata sul lavoro. Gli italiani, quando
hanno a cuore qualche cosa, vediamo che comunque possono anche un pochino muoversi. Probabilmente è più a cuore per l'italiano medio la questione dei problemi di un altro paese piuttosto che quelli del proprio paese. Quali considerazioni possiamo prendere da questo? Che naturalmente bisogna cambiare, deve cambiare proprio, perché altrimenti così rimarremo sempre con quei due pomodori del nostro orticello e nella migliore delle ipotesi, al massimo, altro concime, altra letame da poterci spargere sopra, ma sempre per far crescere quei due pomodori che a un certo punto non serviranno più, perché cresceranno soltanto marci. Per carità, guardate ragazzi, dobbiamo cambiare bandiera, dobbiamo cambiare tutto, bisogna cambiare tutto. Ci vediamo domani, ciao a tutti.